Dipingere la musica, un incontro dal titolo evocativo, un connubio di colori e note che ha coinvolto Piazza Torre nel capoluogo sannita all'interno della Kermesse Benevento Città Spettacolo. Protagonisti della performance interattiva tra ritmo e pennellate, Mark Costabi, Tony Esposito e Luca Pugliese. Ieri sera a Benevento è stato un incontro artistico che io definisco anche storico, visto la portata degli altri due ospiti della serata. Io sono un conterraneo, quindi sono più a portata di mano, mentre Tony Esposito e Marco Costabi sono delle vere e proprie star mondiali dell'arte, quindi per me è stato un incontro che ha il sapore dell'onore e della speranza per una carriera artistica ancora migliore. Il nome dello spettacolo appunto era Dipingere la musica, quindi è quello che si rende il minimo comune multiplo tra noi tre, tra Luca Pugliese, Don Esposito e Marco Costa, perché siamo tutti e tre pittori e anche musicisti. Allora praticamente abbiamo approfittato di mettere su questo progetto che coinvolge appunto tre pittori che suonano, e il risultato è una musica più bella, perché è fatta appunto da pittori, da persone che una sensibilità, il pittore può una sensibilità spiccata, e quindi l'abbiamo messa a disposizione del pubblico di sera con un successo incredibile veramente. Pittura e musica a braccetto, in un discorso culturale ad ampio respiro, nato da un incontro casuale a Roma, presto diventato sodalizio artistico. Io Tony Esposito lo conosco da molti molti anni, però è stato proprio Marco Costabi poi che lui me l'ha presentato un giorno, penso che 5-6 mesi fa, con il quale io stesso sono stato il promotore di una cosa del genere, e per questo sono ancora più grato a loro che si sono messi a disposizione a un giovane artista per fare quello che abbiamo fatto, ma secondo me ieri sera è soltanto la prima di quello che può accadere nell'imminente futuro. Ecco, parliamo proprio del futuro, ci sono altri spettacoli in programma? Sì, personalmente suonerò ad Avellino l'8 settembre, però insieme a loro stiamo già comunicando insomma alle persone addette che c'è questo nuovo progetto, perché ieri è stato qualcosa di fenomenale. Cioè, io ho rivisto un Tony Esposito in formissima, Marco Costabi ha incantato il pubblico con le sue composizioni, e stesso io insomma ho dato un forte a tutto lo spettacolo, chiudendolo, perché poi sono colui che canta e suona, tra i tre pittori sono l'unico che canta e suona, quindi la canzone è la forma vincente su un palcoscenico, quindi grazie anche a me si è verificata una catarsi unica ieri sera a Benevento.